Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e stiamo esplorando l'altopiano di Altus. Abbiamo un obiettivo oggi nella vita, ovvero raggiungere la prigione eterna che si trova in quest'area ed esplorare questa striscia di terra che sta tra noi e la prigione eterna. Abbiamo un sacco di cose da fare, magie da castare, quindi andiamo. Quindi per di qui si va lì. Credo di aver fatto questo percorso, giusto? Infatti non c'è assolutamente niente. Ma guarda, per scaramanzia ci faccio una corsa in mezzo. Che siete pazze voi? Tutte pazze! Maledetti cosetti! Non so se ne serve più di uno, per sicurezza non si sa mai. Perfetto. Blu blu. No, qui non siamo passati, mi sarei ricordata di questa imboscata incredibile. Cos'è quello lì? Ah, ok. Va bene, siamo in combattimento. Perforazione. Doppia? No, porca miseria, si è spostato sto più maledetto lui. Ah beh, ok. Le rovine di... Ah, siamo saliti sopra, vedi? Vedi che siamo saliti sopra. Quindi le rovine di Lax sono rovine dei semi-uomini. Ma sai cosa ti dico? My true mentor, my guiding moonlight, vieni a me! Che mi sono stufata di sprecare magia qua. Questi cosetti inutili. Si vede che Bloodborne mi è piaciuto, col capitolo. Si vede che è il mio Souls preferito. Forgiato fuoco nella mente ce l'ho quel gioco lì. Comunque, vogliamo parlare di questo 941 di ghiaccio e distruzione? Cioè, voglio dire, io che avevo paura di non fare danno con questa build. Tintinnio, buongiorno. Eccolo lì, Tintinnio. Cenere, schianto di scudo. Ok. Perfetto, pronta Iella? Sei pronta? Useremo solo magie e useremo lo spadone in caso finissi le fiasche, per forza, non lo ucciderò a pugni. Però comunque, dai, il rumore che ho appena sentito non è dei più rassicuranti, però forza, dai, entreremo con la perforazione, vai, entriamo con la perforazione. Oddio, questi occhi viola fotonici nella penombra. Regina semiumana Galica. Me lo lanci? Ormai ti conosco. Ok, voglio quello veloce adesso. Voglio quello rapido, quello rapido. Dov'è? Eccolo. No, questo non è quello rapido. Aspetta. Ok, non è rapido. Beh, è abbastanza rapido. Wow, no, mi ha preso. Dannazione, non mi uccidere, ti prego. No, 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 molla, molla, no, 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 no. Riuscirò prima o poi a fare una boss fight senza morire, porca miseria, ce la farò, giuro. Cioè, la regina semiumana mi è riuscita a far fuori, ma che tristezza. Signorina, morta. Cioè, aspetta che adesso mi lancia, che schifo. Wow. Oh no. Prego. Io l'ho premuto il dannato tasto, però. Ti prego, non uccidermi di nuovo. Il mio orgoglio ne risentirebbe veramente tantissimo. Ok. Devo bere anche l'altro. Donazione. Tunnel, attenzione tutti, in mezzo alle gambe. E poi tutto nel sedere, vai così. E... saluti! Vabbè, era il colpo finale, dai. Ci sta. Come colpo finale può andar bene. Però non va bene che siamo morti, perché è una regina semiumana che mi uccide. No.
Giuro che imparerò a fare le boss fight senza crepare. Cioè, queste sono boss fight nel quale non dovrei morire. Il problema è che mi perdo nella selezione degli incantesimi, nel cast e non guardo i nemici. Questo è il problema. Spada rituale. Ok. Aumenta la potenza d'attacco con i PV al ma... questo mi sarebbe piaciuto averlo prima. Talismano ispirato alle spade usate nei combattimenti rituali che venivano disputati in onore dell'albero madre. L'usanza era già abbandonata ai tempi del re consorte Radagon, ma le arene in cui si disputavano i combattimenti rituali sono tuttora presenti in ogni regione e questi sono i Colossei. E quindi questi sono stati creati dal primo marito di Marika. E ci sta come cosa, perché comunque il primo marito di Marika si dice che fosse un campione di lotta, no? Cioè di combattimento. Mentre Radagon invece era semplicemente un bel facino. Ma sono spaventati? Ma perché ho battuto la loro regina o perché c'è qualche altro motivo? Mi hanno attaccato fino ad ora, ragazzi, vi giuro, non facevano così prima. Forse sono spaventati perché ho battuto la loro regina. Allora, siamo tornati qua perché abbiamo finito l'esplorazione dall'altra parte e io andrei verso appunto la Galleria Eterna. Ho cambiato gli incantesimi e tenderei a provarli contro questi dolci giganti alti quattro palazzi, che sicuramente saranno le prede perfette per fare due test, che dite? Giusto, no? Si vive una volta sola, vai! Bravo, la inali tutta! Ma sempre che un gigante inali, magari non inala, chi lo sa. Insomma, questo mi sembra essere quello più funzionale, nonostante non faccia un tubo di danno. Abbiamo degli incantesimi del cacchio per combattere sto coso. Sì, decisamente lo spadone è tanto saluti, cioè 900 di danno a colpo, porca miseria. Decisamente andiamo di spadone, aspetta, aspetta. Ah, ok. 2000! E tanti saluti. Repost, posso vedere il danno? Sì, decisamente questi giganti li facciamo fuori con la spada, ragazzi. Cioè, ci ho messo 20 minuti con le magie, mentre ci ho messo 3 secondi pratici utili con sta cacchio di spada incredibile. Decisamente meglio. Va bene, dai, apriamo questa cosa ed entriamo qua dentro e vediamo cosa c'è. Galera eterna del lignaggio aureo. Lignaggio aureo? Allora, ragazzi, siamo pronti? Il nostro obiettivo è non crepare, ce la faremo? Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo sì, andiamo con questa doppia, così ne sparo 7-8 in fila e gli faccio un sacco di danno prima di iniziare lo scontro, è fatta. Come? Godfrey? No, vabbè. Ma mi prendi in giro, gioco? Godfrey l'innestato? Ma perché non chiamarlo Godric della Forgia Blu a sto punto? Che così almeno sappiamo già dove stiamo andando a parare. Perché è lui, ha la stessa faccia e lo stesso moveset. Adesso se non tira fuori sorprese, è uguale. Cambia solo il nome. Qualche lettera del nome, neanche tutto. Si va giù, bravara. Ehi, ehi, questa è l'unica roba che non comprendo come cacchio schivare. E forse anche questo, infatti. Godfrey, allora, adesso, con calma. Coppia brutta e molto triste di Godric, allora, vogliamo parlarne? A me va anche bene, perché Godric l'ho combattuto con Nefeli, quindi potenzialmente non l'ho combattuto. Però è molto triste tutto questo, molto molto triste. Attenzione! Cioè, mi piace come il mago debba combattere fuggendo principalmente. Voglio provare una roba, ragazzi. Aspetta, Allora, la prossima volta che si mette a roteare cercheremo di fare la cosa di Toph. È bello che passo la mia vita io a cambiare incantesimi. Rotea, rotea! Ah, ma è un Perry! È un Perry magico!
Mi piace che stia testando le cose qui, è molto intelligente questa cosa. Ok, è un Perry magico. Interessante. Sono con un tubo di danno. Sta roba non l'abbiamo ancora provata in realtà. Non so nemmeno quanto ci mette ad essere castata. È il momento migliore per provarla. 600. Mica male. Salterà, chi lo sa. Ci provo. Ok. 700. Beh, non conviene caricarla mai. Questa è la roba che fa più danno. No, non è questa, è quella di Sellen che fa più danno. Anche questa non è male. Ok. Rotei? No. È ghiaccio! Non lo sta prendendo mai. Ci provo, eh? No, troppo tardi. Non so se riuscirò mai a fare un Perry con quella roba lì, però, eh. Ma abbiamo battuto la coppia dell'Asylum di Godric senza morire, avete visto? Porca della tristezza, però, mamma mia, quanta tristezza. Anche perché chi diavolo è questo qui? Cioè, io posso capire duplicare a schifo le boss fight secondarie. Non condivido, ma posso capire. Ma questo... è uno stracacchio di figlio di Marika e tu me lo duplichi? Scusami, chi è questo qui? Il fratello gemello di Godric? Quello brutto però. Non l'ho chiuso nello sgabuzzo perché era brutto. Un po' come i Simpson, no? Uguale, il fratello gemello di Bart, uguale. Che miseria. Leggendario talismano raffigurante il Lord ancestrale Godfrey. Molto Gwyn. Potenzia l'attacco caricato di stregonerie, incantesimi e abilità. Questo è uno degli amuleti che non avevo. Sono contenta di averlo trovato, sono triste per come l'ho trovato. Ma va bene. Godfrey era un guerriero feroce. Quando si prefisse di diventare Lord, si mise sulle spalle la bestia reggente Serosh per sopprimere l'inestinguibile sete di violenza che ardeva al suo interno. Quindi è per questo che Marika l'ha cacciato, perché era un violento del cacchio. Gli ha detto, o te ne vai o ti chiudo nello sgabuzzo con Godfrey. E ora procederei... procediamo verso di qua o verso di qua? Interessante. No, andiamo verso di qua. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Dov'è? Ok. Beh, ovviamente andiamo a vedere cosa c'è lì e sul cammino. Tutto quello che c'è sul cammino, ovviamente. Mi ero scordata che c'erano i balestrieri qui di morte. Cerchiamo di allontanarci in fretta. Rumore alle mie spalle che non mi piace. Ma porca miseria. Possiamo? Ok. Dicevo, c'è un rumore. Lama di sangue, interessante. Che non mi piace. Cos'è? Eccola. Granchione e mago. Grazie, insetto. Meno male che non mi ha interrotto, guarda. Perché se mi interrompeva l'insetto proprio, anche no, guarda. Stai buono tu. Allora, là c'è... ah, questa è la caverna che vedevamo da sopra, giusto? Sì, e l'abbiamo già scoperta, anche se non è vero. Va bene. Non sappiamo ancora come si chiama, ma l'abbiamo già scoperta, ok. Non comprendo se effettivamente sta roba è utile o no. Porca miseria, si stanno farsando tutti i test. Non è giusto, voglio due nemici che stanno fermi. Voglio uno scheletro. Lo scheletro era perfetto per questi test. Porcaccia, porcaccia. Che lo scheletro tornava indietro ed era sempre lui, con le stesse difese, le stesse cose. Allora, proviamo di nuovo. Talismano equipaggiato. Non ho magia. Perfetto. Talismano equipaggiato. E... oppalala. 915. Ah, stiamo senza, facciamo così. Talismano non equipaggiato. 700. Wow. Equipaggiamolo. Chi se ne frega del casting speed. A una certa. Mi hanno già visto? Sta arrivando qualcosa? Sì, eccolo. Salve! Scusi, La Loretto una te... Tiri sullo scudo. Tiri... mamma mia, complimenti per lo scudo. Peccato non posso fare la cosa di rami in volo. No! No!
No! Niente! No, no, no! Porca miseria! Siete dei maledetti cintoni, non è giusto. Allora, quello lì cosa fa? Pensa di venire? Salve? Lei che intenzioni ha? Scusi, eh? Ok. Ma perché non l'abbiamo lockato? Fammi capire. Allora, dicevamo. Rani, vieni a me, Rani. E adesso gliela facciamo vedere noi a sti qua. Rani, vai. Piccola dolce Rani, sciogli tutto. Brava lei, guardala lì. Poi, Adula, non cadere per l'amor di Dio. Cacchio. Quello sale, fermalo. E niente, è sceso. Non è molto convinto delle sue azioni. Facciamo così, perfetto. Impara. Poi, cani, dove siete? Cani maledetti, da dove siete arrivati? Quello cos'è? Potrebbe essere un cane? Potrebbe. L'oloretto. L'oloretto durissimo. Perfetto, 900 di danno al cane, direi che un po' se lo merita. Ce n'era un altro, eccolo là. L'oretto pure lui. E... ecco qua. Tiè. 1300 zucca, perfetto, fatta. Ce n'è un'altra e figurati. Provo a lanciargli in una piccola, vediamo se lo sciolgo lo stesso. Perfetto. Ce n'è un altro? No. Provo a scendere, voglio combatterlo col martello sto tizio. Anche prima volevo, ma è finita molto male. Provo, eh. Salve, siamo solo noi a sto giro? Eh? Si può? Ah, non si può caricare questo martello, perché? Aia, mi infilzerà, infatti. Quindi è solo un martello così, non cambia. Perfetto, un momento migliore per bere, ma si brava. Ora, ora! Ok. E via! Sì, è solo una martellata, non è caricabile, peccato. Boss fight, con cosa la facciamo? Io direi che entro e tiro una bella palla di rani, che così basso le difese, vai. Ah, ma è un trollo. Sarà solo lui? Chi lo sa? Lo pallino. Wow! Amico mio, addio. Sento un po' il colpa. Sento un po' il colpa. Randello colossale, va bene. Enorme randello di legno duro. Arma contundente che premia la forza brutta piuttosto che la destrezza. Brandirlo è considerato un grave sacrilegio, poiché si dice che sia in realtà un ramo secco, scusate, dell'albero madre. È infuso di potere sacro e per questo è indistruttibile. Terra aurea, ok. Tanto noi sappiamo che c'è un modo molto facile per vincere nella vita, giusto? Possi, possi, po, po, po. Mi prendi in giro? Cioè, ho sciolto il troll di prima e questo ha preso 1000 di danno ed è tutto lì il danno che ho fatto. Scusami. Come funziona sta situazione? Il video di oggi termina qui e completando questa esplorazione iniziale nella parte più esterna dell'altopiano di Altus siamo inciampati in questa prigione aurea, del lignaggio aureo, quindi della stirpe teoricamente aurea contenente questa creatura, questo Godfroy che non si sa bene chi, cosa e perché sia qui. Ora, è una prigione del lignaggio aureo, quindi ciò potrebbe voler dire che effettivamente è un parente, un fratello gemello, che ne so, di Godric. Potrebbe, però questa cosa me la devono scrivere da qualche parte, non è che mi dicono è interpretazione, no.
È una porcheria la Dark Souls 2, perché ci siamo lamentati delle robe riciclate in quel gioco, perché non c'era Miyazaki e ci sentivamo in dovere di poterlo fare, ma adesso qui c'è sia Miyazaki che la mente di Martin pure. Voglio dire, tra questi due grandi artisti non sono stati in grado di venire fuori con l'idea per un personaggio da mettere qui al posto di sta cosa? Ci voleva questa copia brutta di Godric con questo filtro petrolio bluastro nero addosso? Cioè, veramente? C'era bisogno? Se non ha un senso questo nemico, potevano lasciare una piana vuota che facevano più bella figura, secondo me. Però vedremo, magari c'è la spiegazione di Dio e mi esploderà la testa quando la trovo, non lo metto in dubbio. Io do fiducia, dai, facciamo così. Ne ho poca, ma provo a darla. Tutta quella che ho, provo a darla, vediamo. Comunque, per oggi ci fermiamo qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.